mattina, all'alba, questa luce di viole, suscitando profumi nei giardinetti immobili, si riversa dai tetti sulle prime automobili e accende i vetri rotti sparsi fra le aiuole, sugli alberi gli uccelli che dormivano tranquilli si svegliano e si salutano con delicati strilli. È il momento migliore del mondo materiale che rinasce lavato dalla notte spirituale. Dai rami polverosi scende qualche soffio di vento e il poeta solitario, fisicamente contento, passeggia per le strade come Adamo il primo giorno, guardando attorno al suo nuovo soggiorno e inserendolo nel suo ragionamento, mentre ascolta le voci più o meno profonde con cui il mondo a se stesso risponde, con cui il mondo a se stesso risponde. Na na na. Chi giova il piacere dei sensi all'intelletto che d'altronde sopporta dolori e infermità indipendentemente dalla sua capacità di godimento proprio, perché non è perfetto e sforgia carne e peli come gli altri animali, senza mai liberarsi degli ingombri carnali, senza essere del tutto lieto e neppure del tutto abietto. Lui che volò di volare sul mare senza confine, con dietro alle spalle un paio di ali turchine, con dietro alle spalle un paio d'ali turchine. Na 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 na. Forse l'anima è divina, ma non è indispensabile quanto il corpo in cui dimora e che è la sua cagione. Dalla prima infanzia in poi questo corpo è la prigione dell'anima che fermenta come una massa malleabile per finalmente impietrirsi nelle forme più strane, dall'uccello melodico fino alle peggiori
Iguane, ma sempre scomodissima, perché non riesce a uscire da un corpo inadeguato, è sempre meno forte il che provoca disordini difficili da guarire, le complicate nevrosi che accelerano la morte, le complicate nevrosi che accelerano la morte. Nella sua culla maleodorante il bambino allunga la mano per prendere qualche oggetto di solito troppo lontano che la sua mente nebbiosa considera interessante, di tutte le persone possibili in quell'istante. Poi col tempo andrà escludendo molte personalità, rifiutando, trascurando migliaia di possibili. Non sarà prete né artista né meccanico d'officina, non sarà un esploratore né migrerà in Palestina. Davvero sarà la copia di una persona esistita, come ogni essere del mondo dovrà vivere la sua vita, come ogni essere del mondo dovrà vivere la sua vita. L'uomo che ha trasformato il lupo in cagnolino, che fabbrica lune false e aerei a reazione, sarà davvero risultato di una lenta evoluzione, ma la distanza che c'è fra lui e il penultimo gradino è assai più grande di quella fra quest'ultimo e i precedenti, oltre al fatto che la sua scala svolta in altra direzione. Ad ogni modo, all'origine di questi ragionamenti sussistono due sofismi che ne invalidano la conclusione. L'uno, l'errore scientifico di ordinare gli oggetti per poi tirare le somme dall'ordine a cui sono soggetti. L'altro, l'errore storico di introdurre immutato il punto di vista contemporaneo nel più remoto passato, trascurando l'influenza di qualche circostanza che forse in altre epoche ebbe speciale importanza, che forse in altre epoche ebbe speciale importanza. Nonostante i tribunali
trionfi della scienza applicata. Gli strumenti migliori per osservare l'universo sono ancora la penetrante lampada del verso, la musica, la voce di una gola privilegiata, oppure nella penombra delle candele sparse il pulpito cosmatesco di diorite incrostata, qualsiasi luce indicante dove un pensiero arse, monasteri i carpatici tra i boschi secolari, rune d'Islanda con principi bruschi, falli d'ambra nella foresta, sarcofagi etruschi alla luce di questi lumi, l'uomo si muove più sicuro, vede i tramonti, vede le rive del mare e pronuncia parole il cui senso oscuro gli si comincia infine a rivelare. Per l'uomo arrivato a una certa età, l'uso di questi lumi diventa necessità. Da giovani non ci avevano detto di prepararci a questo, che d'altronde non era previsto da nessuna teoria, non una sfilata trionfale e nemmeno un convito modesto, bensì un funerale di quarta categoria davanti a qualche fondale e dipinto da dilettanti fra i praticabili tremolanti. Dobbiamo pertanto cercare una scenografia migliore e nel buio del caos lasciarci illuminare dall'anello di bronzo col suo profilo di signore dalla tomba. Con scene di picnic o di amore o l'auriga che fustiga i cavalli del mare fra i vegliardi che suonano il flauto nostalgicamente, qualunque cosa sottratta dal lume al tempo rotatorio, allo spazio fluente, al tempo rotatorio, allo spazio fluente. L'idea che ci facciamo dello spazio non differisce dall'idea che se ne fa la maggioranza della gente, ma è puramente mentale. Con la mente sparisce, per esempio, sotto l'azione di eccitazioni violente. L'uomo sa muoversi da solo, orientarsi topograficamente e trovarsi con i suoi simili in luoghi determinati, adoperando la ragione e i sensi combinati. Così traccia labirinti sulla faccia della terra e sovrappone i suoi passi a quelli dei suoi antenati, che come lui cercavano femmine, cibo e talvolta guerra, che come lui cercavano femmine, cibo e talvolta guerra. Na 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 na
stertea del tempo, oh, è ineffabile, è quella che ci viene proposta quasi sempre, e puerile sia il tempo, statico che quello misurabile, quello che scorre all'inverso, o il semplice tempo civile. Nessuna di queste ipotesi riesce abbastanza universale se si pensa, per esempio, a un morto o un animale, poiché la soluzione del problema la si trova in fondo a noi stessi. Non è facile scendere a questi recessi in cui il tempo della materia e il tempo della coscienza non conservano la stessa corrispondenza, infatti non conservano alcuna relazione accessibile alla comprensione, infatti non conservano relazione accessibile alla comprensione. Senza trovarvi traccia della fattucchiera isterica, né un relitto assegnabile all'età preumerica, e non servi a spiegare che l'isola non è tale, bensì un monte isolato sulla costa laziale, e che tutto sommato cercare della fata è un modo come un altro di passare la giornata, perché il tempo come un ghiacciaio trascina senza pietà i luoghi e li trasferisce in altre località. 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 Giorgio Adolfo Wilcock, Luoghi Comuni, Riccardo Venturi, Stefano Mannelli.